quieres mencionar. Y al saber de tu desprecio siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar. Soy el ladrón de tu amor y estoy confeso. Yo sé bien que no estarás cuando me vaya. Y aunque te duela más, apréndete esto, que quien te hace llorar es quien te ama, que quien te hace llorar es quien te ama, es quien te ama. Figliola, la forza si trova in Dio, si trova in Lui. Cercala in Lui. Io non posso, padre. Io non ho fede. Allora, accetta di entrare in qualche centro di riabilitazione. E si può? Altri uomini, altre donne ti aiuteranno in questi posti. Saranno loro a tenderti la mano di Dio. Nelson, sono venuto a dirti quello che non ti ho detto in quel momento. Senti, Nelson, ti propongo di lasciare le cose così come stanno. Ossia, per favore, non aggraviamo la situazione. Mi dispiace, ma non posso tacere con quello che ho dentro, Pedro Luis. Io t'ho difeso quando eri un povero ragazzo e ti ho considerato un amico. E l'ho fatto al di là delle tue condizioni, per certi tuoi gesti di nobiltà, di uomo per bene. Pedro Luis, ti ho sempre giudicato un uomo giusto, io. Ma adesso spiegami, com'è possibile che tu abbia fatto quello che hai fatto, un'azione così bassa? Nelson, ti prego, finora, ti giuro, ho cercato di trovare una giustificazione, ma non ci sono riuscito in nessun modo. E soprattutto voglio togliermi questo chiodo fisso dalla mente. Tu fingi di essere innamorato di Nieves Maria perché vuoi che ti ridia il bambino, vero? Nelson, ma è una gran vigliaccata, è un trucchetto fin troppo prevedibile, basso e meschino. E poi si tratta anche di mia moglie. Va bene, Nelson, non voglio difendermi per niente. Certo, ma è una cosa che non ti perdonerò. D'accordo, non te lo chiedo. È che non puoi difenderti. E non puoi difenderti semplicemente perché sai che io ho ragione. Perché sto dicendo la verità, pura e semplice. E adesso voglio dirti un'altra cosa. Se prima d'ora io ho avuto qualche riserva, l'ho fatto perché non volevo contrappormi a te. Ma adesso è diverso. Ti avverto che sarà una battaglia dura se tu farai ricorso per tuo figlio. Bene, ti comunico che l'ho già inoltrato. Che cosa vuoi dire? Che questa mattina molto presto, come prima cosa, sono andato in tribunale e l'ho presentato, ecco la copia. Ciao. Ciao. Sei uscito presto stamattina. Sono rimasta in clinica ad assistere Manau e quando sono tornata eri già uscito. Sai, Clara mi ha detto che stamattina il bambino non è andato a scuola. Mi ha raccontato che ha cercato di svegliarlo ma non c'è riuscita, che lui ha continuato a dormire e non c'è stato verso di svegliarlo. Sì. Pedro Luis questa mattina ha presentato ricorso in tribunale. No. Non può essere. E tu come fai a saperlo? È semplice, me l'ha detto lui stesso. Oddio mio. Pensavo che non avrebbe mai osato. E allora che cosa possiamo fare adesso? Niente. Aspettare che sia notificato e vedere su quale base è stato impostato il ricorso, ecco. Questa notizia non ci voleva proprio. Dovevi immaginarlo. Pedrito! 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 Pedrito, che succede? Pedrito! Che cos'hai? Oh, mio Dio. Pedrito! Pedrito! Pedrito, che cosa ti succede? Parlami! Parlami! Non vedi che non riesci a respirare, Nieves Maria? Dobbiamo fare qualcosa!
Perché gli dai queste botte sulla schiena? Non capisci che sta per soffocare? Che cosa hai fatto? Hai ingoiato qualcosa? Pedrito! Che Pedrito? Pedrito, che ti succede? La domanda d'annullamento dell'adozione deve essere fatta a nome tuo. A nome mio? E tu? Io sono nell'impossibilità di fare un ricorso. Date le circostanze in cui fu concepito il bambino, non ho alcun diritto su di lui. Sì, capisco. Ma sai, con tutte le cose che sono successe, non ho avuto il tempo di rivedere il caso. Anzi, avevo sperato che potessi occuparti tu di tutto. Sì, sì, certo, me ne posso occupare, ma come avvocato, niente di più. Ma dimmi, hai trovato qualcosa? Esiste qualche possibilità, Pedro Luis? Dunque, sì, ho studiato e ristudiato minuziosamente il caso, il codice, la legge, tutta quanta la giurisprudenza per vedere di trovare qualcosa. E allora? Se tu avessi fatto ricorso durante il primo anno, forse... Come? Solo durante il primo anno? Dopo l'ho cercato tanto, questo non conta. Spiegati meglio, per favore. Il fatto è che se tu ti fossi interessata del bambino in quel periodo di tempo, prima che lui avesse compiuto un anno, avremmo potuto appellarci al fatto che avevi perso momentaneamente la ragione quando l'avevi affidato. Ci ho pensato fin dal primo giorno, Pedro Luis. Mi ero già pentita. Gli volevo tanto bene, l'avrei cercato subito, te lo giuro. Però... papà e mamma mi portarono con loro in un viaggio. Dopo, quando ritornai, cominciai immediatamente le ricerche. Ma non ottenni niente, niente, niente. Non tormentarti così, ti prego. Dio cerca mio, di stare Pedro. Calma. Dai, non fare così, per favore. Non otterrai niente lo stesso angosciandoti. Calmati, eh. Che cosa possiamo fare? Lottare. Lottare e sperare. Cercare fra le pieghe del codice e continuare a studiare il caso. Tu sai che la legge ha le più diverse interpretazioni. Potremmo trovare qualcosa che... Non so. Bisogna presentare la testimonianza di zia Selenia, della nonna, di Maruca. E, insomma... Pedro, quando potrò riavere il mio bambino con me? Quando potremo tenerlo di nuovo qui insieme a noi? Il bambino ha avuto un forte attacco d'asma. D'asma, dottore? Sì. A prima vista questa è la mia diagnosi. Tu sai se gli è successo qualche altra volta una cosa del genere? Una cosa simile? No, no, mai. E non sai neanche se ci sono precedenti di persone che soffrono d'asma nella sua famiglia? No, non credo che io sappia, no. Beh, io posso dirlo solo da parte della famiglia del padre. È strano che questo problema si sia presentato a quest'età, cioè così presto e con una crisi così violenta. E allora che cosa possiamo fare, dottore? Beh... faremo una serie di analisi complete e potrebbe anche trattarsi di un'allergia. Il padre del ragazzino dov'è? Momentaneamente si trova fuori città. Dovunque sia, credo che sia il caso di avvisarlo immediatamente di quello che è successo. Io vado a dare disposizioni perché si proceda alle analisi. Grazie, permesso. Dottore. Data la situazione che si è creata fra noi e Agnès Maria, che si rifiuta di ridarci il bambino, e dato che in questo momento la legge le concede tutti i diritti, io e Leonela abbiamo preso la decisione di fare un ricorso legale per poter riprenderci Pedrito. Quali sono i passi che dovrete fare, Pedro Luis? Ancora non lo so, Selenia. Non lo so perché è un caso molto difficile. Quando si dà un bambino in adozione si perdono tutti i diritti. Mi sono consultato con un collega per sapere se si sono verificati casi simili. Ho letto dei libri. Beh, io, ci sarà qualcosa, qualcosa troveremo. Non lo so, qualcosa dovrà esserci. Per il momento chiedo la collaborazione di tutte e due. Sì, la vostra collaborazione può essere molto preziosa in questo caso. Sì, ma Pedro Luis, io non... Che cosa potrei fare io? Io non so niente di queste cose. Beh, per la verità neanche io me ne intendo. Mi piacerebbe che tu mi spiegassi per capire in che modo posso collaborare. È proprio per questo che vi ho invitate qui oggi. Ascolta, nonna, tu puoi testimoniare che il bambino che Nieves Maria adottò è il figlio di Leonela. Certo, questo è quello che lei disse quando lo portò lì a casa.
Sì, va bene, bisognerà portare tutta una serie di prove per dimostrare questo fatto. E comunque la tua testimonianza ha grande validità, perché tu sei una donna degna di fede, per bene, con una condotta irreprensibile, che è incapace di mentire. Ah, questo sì, questo sì. Un'altra cosa, oltretutto tu sai bene come si sono svolti i fatti. Oh, beh, sì, sì. E io, Pedro Luis? E in che modo posso collaborare io? Ti spiego. Tu, Selenia, tu puoi testimoniare come si svolsero le cose. Tu eri presente quando Leonela diede alla luce e poi diede a Nieves Maria il bambino il giorno della sua nascita, affinché lei lo portasse al centro di adozione. Puoi anche testimoniare come stava Leonela, il suo stato emotivo e così via. Questo servirà a tessere una versione di quello che successe in realtà. Puoi contare pienamente sulla mia collaborazione, Pedro Luis. Sono disposta ad aiutarti. Prima di tutto perché Leonela è mia nipote. E in secondo luogo perché voi due avete già sofferto abbastanza. Grazie, Selenia, grazie. Di niente, Pedro Luis. Adesso scusami, devo proprio scappare. Tu sai qual è il mio problema con Patty e capisci perché non voglio stare molto tempo fuori casa. Certo, ti ringrazio molto. Ti chiamerò io per telefono. Mi farà molto piacere, davvero. Aspetto una tua telefonata. Sì, certo. Signora, arrivederci. Arrivederci. Nonna, che ti prende? Nonna, ma perché fai così? Come se... Forse è perché non vuoi aiutarmi. Che c'è? Non vuoi aiutarmi? No, no, non è questo. Non si tratta di questo. Io farò tutto quello che mi chiederai. Non avrei pensato mai di dovermi scontrare con Nieves Maria. Nonna... Non avrei mai immaginato che mi sarei dovuta trovare un giorno di fronte a lei, come se fosse una nemica. Non potrò mai dimenticare come si è comportata sempre con me, come se fosse stata mia figlia. E nemmeno posso dimenticare tutto quello che ha fatto per te, Pedro Luis. Come si fa a dimenticarlo? Chi l'avrebbe mai immaginato che io mi sarei trovata a dover prendere una posizione, che avrei dovuto mettermi un giorno contro di lei? Come potrò guardarla in faccia dopo questo? Pedro Luis, ti ho portato tuo figlio per fartelo conoscere. Pronto? Sì, Nieves Maria, sono io. Ti chiamo per avvertirti che oggi Pedrito è stato ricoverato. Dove? Perché? Nella mia clinica. L'ho dovuto portare perché improvvisamente si è sentito male. Ma che cosa? Cosa ha avuto? Ancora non si sa bene. Tu puoi venire a trovarlo, Pedro Luis. Tu solo. Zia Selenia, prima di andarsene, mi ha raccontato che tu le hai chiesto di collaborare. Che c'è? Che succede? Il bambino.
Nieves Maria ha appena chiamato. Che è successo? Che è successo al bambino? Si trova in clinica. Si è sentito male. Clinica? Male? Dio mio. Dio mio. Credo che sia qui. Sì, sì, è questa la stanza. Dov'è? Pedrito! No! Lasciami passare, per favore. Ti aveva avvertito di venire da solo. Ma Nieves Maria... Tu non puoi passare. Se lei non lo vede, non lo vedo neanch'io. E va bene, non lo vedrai neanche tu. Ti sbagli, lo vedremo tutti e due. Dai, andiamo. Amore, Pedrito, che cos'hai? Pedrito, Pedrito, come stai? Come ti senti? Sì, Marta, Pedro Luis mi ha chiamata per parlare proprio di questo. E quindi si dovranno rivolgere alla legge per poter riavere il loro bambino. Sì, Marta, sì, è così. Ah, ma è assurdo. Che gente strana c'è questo mondo. Come può quella donna pretendere di impossessarsi di un bambino che non le appartiene per niente? Vedi, Marta, lei l'ha cresciuto. E in un certo senso ha maturato dei diritti. In realtà lei ha i suoi diritti. Mi sento così male. Questa storia mi coinvolge molto perché fui io allora quella che più di tutti spinse Leonella a dare in adozione il figlio. Certo, hai delle responsabilità. Sì. Adesso mi rendo conto di quanto avesse ragione mia sorella Estela quando diceva che Leonella avrebbe dovuto tenere il bambino accanto a sé. Perché se un giorno avesse voluto riaverlo, avesse voluto tenerlo con sé, avrebbe incontrato molti problemi. Mi pare che tu ti senta un po' in colpa per quello che sta accadendo. Sì, Marta. Mi sento responsabile. Però ti giuro che cercherò di fare tutto il possibile perché lei e Pedro Luis possano riavere il bambino. E soprattutto per cercare di riparare quello sbaglio che ho commesso. Dove vai, Patty? Vado fuori. Sì, ma dove vai? Non lo so, da qualche parte. Su, dammi. Ridammi quelle chiavi, mamma. Dai, ridammi qui, subito quelle la chiavi. Borsa. Non permetterti di uscire di casa, Patty. Dammele! Lasciami! Non ti mischiare! Non ti permetterò di uscire di casa, Patty. Tu non puoi farmi questo, mamma. Tu non puoi tenermi qui prigioniera. Io non sono una bambina, hai capito? Ma ti comporti come tale. Tu non sei immatura, Patty. Continui a comportarti come una bambina irresponsabile. Per questo non uscirai. Non ti darò il mio permesso. Ah, sì? E che cosa pensi di fare? Di chiudermi a chiave in una stanza? No, non gridare. Non arrabbiarti. Voglio soltanto proteggerti ed evitarti dei pericoli. Perché per il momento una ragazza che si comporta per la strada come te diventa un pericolo pubblico. Sei un pericolo anche per te stessa, oltre che per tutti gli altri. Andiamo, Patty, per favore, torna in camera tua. Non ho mai permesso a nessuno di dominarmi, non l'ho mai accettato. Patty. Devo uscire, mamma. Io ho bisogno di uscire. Patty, per favore. Io lo so perché tu hai bisogno di uscire, per favore, non uscire. Io faccio quello che voglio, non hai capito? Toccarla. Lasciami! Toccarla. Ho detto di lasciarmi. Attenta lasciami a quello che fai, non Patty. Stai calma. Pensa agli affari tuoi. Dio mio. E tu con quale diritto fai a me la morale e rimproveri il mio comportamento se tu per prima hai un amante che vive in questa casa, sgualdrina? Patty, come hai potuto dire parole così pesanti? Beh, è la verità, no? Non è forse... Non giudicarla! Chi sei per permetterti di giudicarla? E perché? Chi è lei per potermi comandare? È tua madre! Tua madre! Patty, lei sta cercando di salvarti, lo capisci? Come sta cercando di salvare me? No, 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 ormai non è più possibile. Non è possibile. No, non è possibile. Senti una cosa, Willy. Andiamo. Prendi.
prendi la tua moto e andiamo insieme, dai. Senti, conosco un posto dove si può trovare. No. Vuoi venire con me, è sicuro, dai. Possiamo. No, è una cosa che non mi riguarda più. Dividiamo, non fare lo stupido, non fare l'ingenuo. Tanto ricadrai, lo sai benissimo, ricadrai, lo rifarei di nuovo, lo rifarai, no. Willy, lo so. Sto cercando di non farlo, sto lottando. E spero di avere la forza di volontà per riuscire a non farlo più. Io non posso. Io non posso. Willy, io mi sono illusa pensando di prenderla e lasciarla, ma non è vero. Non è vero, e quando te ne accorgi sei già in trappola e non puoi più uscire fuori. Io ho paura. Ho tanta, Willy. Tanta paura. Non sono più io. Mi sembro una malata, Willy. Voglio gridare! Voglio gridare! Voglio sbattere la testa contro le pareti! Sono malata! Malata! Voglio gridare! Ho paura! Ho paura di diventare pazza! Ho paura di morire! Sto morendo, Willy. Sto morendo. Dimmi, Simon, come puoi ascoltare un valzer in un momento simile? Devo farlo, papà. È l'unico modo per calmare un po' i nervi. Beh, hai ragione. In effetti sono in ritardo, eh? Sì, dovevano provare una nuova cura. Non so. Dimmi una cosa. Gli toglieranno anche le bende? Non credo. Viso. Mi sembra troppo presto. Bene, io devo andare via perché ho lasciato Trino solo alla tavola calda e non mi fido molto di lui. E sì, inoltre, papà, vorrei passare in ospedale per vedere come sta Pedrito. D'accordo, però chiamami più tardi, mi sento così preoccupata. Sì, speriamo che non sia niente. TB6, riguardo quel discorso di prima, eh? Senti, papà, ti ho detto quello che voglio fare e nessuno mi farà cambiare idea. E va bene. Io rispetto la tua decisione. A più tardi. Papà. Sì? Non mi baci. Che Dio ti benedica, tesoro. Che Dio t'accompagni. Stai tranquilla. Chiamami, papà, va bene? Sì, tesoro. Che ti hanno fatto? Mi hanno visitato, mi hanno cambiato le bende. Ti hanno fatto molto male? Un pochino. Insomma, mi pizzica, mi sento il viso che mi brucia. E sei riuscito a vederti? No. Va bene, mettiti a letto. No, vieni a letto, no, sì. Non fare storie, avanti. Il medico ha detto che posso mettermi seduto adesso. Per favore, ti bisai, sono stufo. Devi stare a letto. Va bene. Stai comodo? Manawe. Ora che ti senti bene, avrei bisogno di parlare con te. Di che cosa? Di quella denuncia. Veramente anch'io volevo parlarti di questo, TB6. Noi dobbiamo denunciarla.
Io non penso di sporgere nessuna denuncia. Se non vuoi farlo tu, la denuncerò io al posto tuo. Tibisai, ti prego, non immischiarti. Invece sì, sì, lo voglio fare. Stai cercando di proteggere quella svergognata? Non servirà a niente, perché ormai ho deciso di farlo. Senti, Tibisai, adesso Patty deve stare tranquilla. Tranquilla, un corno, tesoro mio, io la denuncio, ho deciso. Non ti conviene, Tibisai. Se denunci Patty non mi vedrai mai più. Io ti lascio. Che stai dicendo? Che se io provo a denunciare quella svergognata, tu mi lasci? È quello che mi stai dicendo? Eh? Ascolta, Tibisai. Se ti senti così temeraria e vuoi prendere decisioni di testa tua e non rispetti tuo marito, questo matrimonio non ha più nessun valore. Aspetta un momento. E in questo caso è meglio separarci subito. Puoi anche minacciarmi, tanto è inutile. Non riuscirai mai a convincermi, hai capito? Ricordati che potevi essere morto a quest'ora. Non ho alcuna intenzione di discutere con te. Senti, io non sono una stupida. Hai capito, Manawe? Non sono affatto stupida. Tu vuoi continuare a vederla, certo, vuoi continuare a frequentarla e uscire con la sua macchina, no? Così la prossima volta dividerete una stanza d'ospedale. Te l'ho detto, lei non ha nessuna colpa, non ha nessuna colpa. Ah, no! Allora chi guidava la macchina? La mamma di Tarzan, eh? Avanti, smettila. Secondo te lei voleva avere un incidente? Senti, quella ragazza... Nessuno vuole avere un incidente. Quello che è successo perché doveva succedere. Quella spudorata ti è venuta a prendere sotto casa. Hai avuto il coraggio di lasciare sola tua moglie per andare in giro con quella lì. Senti, questa è un'altra faccenda. Non mischiamo le due cose, per favore, eh? Non mi interessa, non mi importa, Manawe. Non mi importa. È arrivata l'ora. Io devo punirla. Intendo vendicarmi per tutto quello che mi ha fatto, capito? Mi vendicherò finalmente. Pagherà per tutto quello che non mi ha fatto. Non devi accusare Patty, responsabile sono soltanto io. Quella ragazza è una adescatrice, una svergognata. Beh, allora in questo caso sono stato io a lasciarmi adescare. Ah, molto bene. E me lo dici così? Allora lo ammetti. O forse pensi di continuare a vederla? Per favore, io ti chiedo soltanto una cosa. Ti chiedo solo di non denunciare Patty. Invece la voglio denunciare. Con me non la spunti, perché ho deciso di denunciarla, Manawe. La voglio denunciare, hai capito? La voglio denunciare. Se tu provi a farlo non mi rivedrai mai più, è chiaro questo? Manawe... Sei avvisata. Oddio mio, questa clinica. Ah, non siamo ancora riusciti a sapere che cosa è successo al mio angioletto, Maruca. Tibisai, che cosa c'è, tesoro? Oddio mio, basta. Perché stai piangendo in questo modo? Su, signora, da dove viene? Com'è entrata? Sono entrata dalla cucina. Per favore, calmati. Che cosa c'è? Nonna, una disgrazia. Ah, una disgrazia. Manawe, che cosa gli è successo? Che cosa c'è? No, la storia con quella ragazza. Quella ragazza, nonna. Ah, meno male. Io credevo che si trattasse di una cosa più grave. Nonna, è una cosa gravissima. Mi ha minacciato, quell'ingrato vuole lasciarmi. Mi ha detto che non lo rivedrò mai più. Com'è possibile, figlia mia? Sì, nonna. Mi ha detto che se provo a denunciare quella ragazza, lui mi lascerà. Non posso crederci. No, questo non è possibile, tesoro mio. Sì, nonna, non mi vuole più bene. Lui continuerà a vederla.
Nonna, non mi vuole più bene, non mi vuole più bene. Non fare così, tesoro, avanti. Senti, voglio dire una cosa. È un momento particolare, non devi pensare che non ti voglia bene. Ma Naue ti vuole bene. Sono sicura che preferisce evitare complicazioni e perciò non vuole avere altri problemi. Su, avanti. Credi davvero, nonna, che sia questo? Certo, tesoro mio, è proprio così. Non piangere, no, non piangere più, ti prego. Vieni qui, su, avanti. Non piangere più, tesoro. Sarita, Sarita, vieni, vieni qui, per favore, vieni qui. Senti, portala in cucina e preparale qualcosa. Sì, una tisana per calmarle i nervi. Va, su, accompagnala. Venga, signora, venga con me, su. Avanti, cara, su. Ci mancava solamente questo. Oh, accidenti, che scandalo, signora. Chi l'avrebbe mai detto? Non me lo sarei mai aspettato dalla signorina Patty. Ah. Vediamo se finalmente riuscirò a parlare con la clinica per sapere che cosa sarà successo al mio angioletto. Bene. Ho voluto riunire tutti e quattro qui perché ho in mano i risultati delle analisi che hanno fatto al bambino. Che cosa dicono, dottore? Che cos'ha mio figlio? Per favore, per favore. Prima di cominciare voglio chiarire una cosa perché sono un po' confuso. Chi sono i genitori del paziente? Noi due, io e lei, siamo i suoi genitori. Io sono la madre legale. E dopo il nostro matrimonio il dottor Martinez è diventato suo padre. Allora, voi due siete genitori naturali? Sì, dottore. E voi due genitori legali? A tutti gli effetti. Continuo a essere un po' confuso perché non so chi di voi abbia più diritto. Questo lo deciderà molto presto il tribunale, dottor Zamora. Per favore, Nieves Maria, non è il momento per le questioni legali. Che cos'ha mio figlio? È l'unica cosa che mi interessa sapere adesso. Sì, dottore, per favore, ci dica tutto. Siamo molto impazienti. Vabbè. È qualcosa di grave, dottore. Il bambino si stava soffocando. Che cosa ha riscontrato? Perché gli è successo questo? Dal principio, Nieves, ti avevo detto che era asma. Effettivamente, queste analisi confermano la mia diagnosi iniziale. Il bambino ha subito un violento attacco di asma. Asma? Come è successo, dottore? Vuole spiegarci le cause? Le analisi non presentano difficoltà o problemi di tipo bronchiale, problemi respiratori oppure allergie. Sì, va bene, dottore. Per favore, ci spieghi meglio, ci spieghi. Fin dai tempi di Ippocrate si pensava che esistesse una relazione tra l'insorgere di una forte emozione e l'apparizione improvvisa di un attacco di asma. L'asma è una risposta fisica a ogni conflitto emotivo. In questo caso potrebbe collegarsi al rapporto del bambino con una madre che lo ha rifiutato o lo rifiuta. O potrebbe essere una protesta contro la separazione della madre. Simbolicamente rappresenta il desiderio di ristabilire questo rapporto per mezzo del pianto. E pertanto equivale a un pianto represso. A quale delle due madri attribuisce la responsabilità di quanto è successo? Non posso rispondere, perché non conosco a fondo il problema. L'unica cosa che posso darvi è un consiglio. Portate il bambino da uno psichiatra. Un psichiatra? Che cosa? Ma ne è sicuro? Dottore! Le crisi acute di molti asmatici si curano solo con la psicoterapia. Quello che posso dirvi con certezza, signori, è che voi avete trasformato un bambino sano e normale in un paziente di psichiatria. Altri quando vengono, mamma? No, amore mio, non verrà più nessuno. Dormi, per favore, dormi. Senti, vuoi che ti racconti una favola? Quella del gatto che mangiava la torta. C'era un gattino che era molto goloso di dolci. E allora una volta entrò in cucina per mangiare la torta che era sul tavolo. E cosa prendono, signori? Lonera, che cosa vuoi? Non lo so.
Un caffè. Pedro. Qualsiasi cosa, un succo di frutta. Un succo di frutta e due caffè, per favore. Va bene. Volevo parlare con voi. Soprattutto con te, Pedro Luis. Voglio appellarmi alla ragione per evitare mali peggiori. La vostra lotta per conquistare Pedrito, quali sono state le conseguenze? Che cosa avete ottenuto? Dovete essere consapevoli che sarà solo il bambino a pagare le conseguenze di questa storia. Non si può continuare così. E che cosa proponi, Nelson? Vi consiglio di lasciare il bambino a Nieves Maria. Tu credi che questo io lo possa accettare? È mio figlio, gli voglio bene. Nelson, tu sei stato testimone di quello che ho sofferto in carcere. Della mia angoscia quando non riuscivo a pensare che potevo perdere mio figlio. È sangue del nostro sangue. Siamo stati noi a metterlo al mondo. È giusto che nostro figlio stia con noi. Vostro figlio, voi due l'avete perso legalmente. Però... Tu non puoi reclamare un figlio che hai generato facendo violenza, Pedro. Io... La legge non sarà mai dalla tua parte. E io, Nelson, io. Tu? Tu l'hai abbandonato volontariamente subito dopo la nascita. Hai rinunciato a tuo figlio. Però me ne sono pentita e l'ho cercato. Ho cercato disperatamente mio figlio. Era troppo tardi. Il tuo pentimento è arrivato troppo tardi, Leonella. Voi due non avete alcuna possibilità di ottenere il bambino per la legge di questo paese. Nelson, voglio provarci in ogni caso. Non lasciarti ingannare dai tuoi sentimenti, Pedro Luis. Offuscano la tua obiettività. Si tratta di mio figlio. Lotterò fino alla fine. Sarà inutile. Senti, mi rendo conto che sei spinto ad agire dai tuoi sentimenti paterni. Io ti capisco perfettamente. Però, in fondo, come padre e soprattutto come avvocato, dovresti sapere perfettamente che questa è una causa che a priori tu hai già perso. Posso esserti utile, figliolo? Non lo so, padre. Vuoi andare nel confessionale o preferisci parlare qui? Non lo so. È tanto tempo che non metto piede in chiesa. Bene, allora che ne diresti se mi sedessi qui a chiacchierare con te? Vede, padre, non so se hai capito chi sono io. Sì, ti ho visto in casa di donna Selenia. Io sono un buon fisionomista. Allora? Senta, padre. Ascolti, sono venuto perché... purtroppo ho lo stesso problema di Patty. Non so se lei ne è al corrente. So già tutto. Vede... io sono caduto nel giro per cercare qualcosa di diverso. Per fuggire dalla realtà... volevo vedere le cose migliori di quello che erano. Volevo perdermi. Volevo sentirmi allegro. La vita ti sembrava noiosa, vero? Invece in quel modo ti sentivi euforico e tutto andava molto bene. Però quello era un mondo fabbricato, un mondo irreale. E dopo, quando ti svegliavi, pareva che tutto fosse peggiore, che la vita fosse peggiore. Perché? Perché tentavi di evadere dalla realtà invece di cercare di adeguarti o almeno di tentare di trasformarla? Perché? Cadere in una trappola è molto facile, padre. E dopo è troppo difficile uscirne. Avresti dovuto capire, ragazzo, che questo è un suicidio fisico e morale, oltre a essere una vera e propria pazzia. È una pazzia che si trasforma in poco tempo in un incubo orribile. E ora lo so. Ho la sensazione di nascondermi in un labirinto dal quale vorrei uscire. Vorrei uscire. Sento che devo uscire da questo labirinto prima di perdermi per sempre, padre. Sono molto felice, ragazzo. Sono felice che tu abbia la forza di reagire. Sì, però... io temo che ormai sia troppo tardi. Patty mi ha detto... vuoi scommettere che non ce la farai, Willy? Sono sicura che ci ricadrai.
Padre, ho tanta paura di fallire. No, no, no. Tu devi imporre a te stesso di essere fermo, di essere forte. Devi essere forte. È tanto difficile. Però non è impossibile. Devi cercare di combattere. Molte altre persone lo stanno facendo. Io voglio vincere, padre. Mi sono detto, devo smetterla, è finita, non mi piace. Non voglio passare la vita dipendendo da una maledetta polverina. Ho chiuso definitivamente con questa porcheria. Mi perdoni, padre, non volevo... No, non preoccuparti, va avanti, continua. Io amo la vita. E non voglio vivere pensando con orrore che potrei svegliarmi un giorno o l'altro trasformato in un tarato mentale. O che potrei morire. Padre, padre, io voglio lottare. Voglio lottare, costi quel che costi. E spero con tutto il cuore che Dio mi aiuti a vincere. Confida in lui, Willy, e lotta. Tu vincerai, anche se ora ti sembra difficile. Spero che ti servano queste parole che ha pronunciato il nostro amato Papa Giovanni Paolo II. Rinnova la tua fede e abbi il coraggio di non scegliere la strada più facile. Il sostegno della religione perché io non le ho insegnato a credere e non ha avuto l'amore e la fiducia che dovevo darle quando era piccola, quando era bambina. Riconosco che certo che è un po' tardi, ma ho finalmente preso sul serio il mio ruolo di madre. Sto tentando di farla tornare sulla buona strada perché mia figlia aveva preso una brutta piega. Per questo motivo le ho proibito di uscire, di venire qui a farti visita. Ma lei è venuta qui una sola volta? Sì, perché io gliel'ho impedito. Le ho tolto le chiavi della macchina e il denaro. Ma però questo... Ascolta, Manaue, la vostra relazione è una pazzia, non ha futuro. Tu sei già sposato. E quella ragazza, tua moglie, ha il sacrosanto diritto di cercare di difendere il suo matrimonio. Pertanto io non mi sento di rimproverarle quello che ha fatto. Che cosa ha fatto? Ha aspettato Patti di fuori e l'ha picchiata. Tibisai è stata capace di fare questo. Sì, però mia figlia l'ha meritato. E se lei non ha giudizio, Manawai, io mi appello a te perché tu metta fine a questa relazione che non ha alcun motivo di esistere. Vorrei che tu guarissi presto dalle ferite che hai riportato nell'incidente. Senti, Manawai, io voglio evitare che le conseguenze siano peggiori. Manawe, per favore, non lasciare che Patti distrugga anche te. Io sto tentando di salvare mia figlia, però... Però non so se è possibile. Io non so se... Non so che cosa... Scusami. Soledad te sueño y por las noches yo te invento. De tu castigo soy el dueño, por
che tu odio es lo que encuentro. Soy el ladrón de tu amor, tu mal recuerdo. Soy el nombre que no quieres mencionar. Y al saber de tu desprecio, siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar. Soy el ladrón de tu amor y estoy confeso. Yo sé bien que no estarás cuando me vaya y aunque te duela más, apréndete esto, que quien te hace llorar es quien te ama, que quien te hace llorar es quien te ama.